Come, quando è che l'avete conosciuto A probabilmente? sua Emilia? Benissimo. Anni fa, diciamo negli anni 80. Negli anni 80 l'ho conosciuto. Come? Niente, tramite qualche lavoro, cosa. Poi visto che io ero bravo nel lavoro, così quattro cose, e diventai ottimi amici. Niente, faticavamo assieme, però senza interesse, tante patine, per simpatia. Me mi serviva qualche favore, lui me lo faceva, veniva a dormire altrettanto e lavoravamo più che altro la sera. Al tempo perso, verso le 10, lì si presentava, scotolo, scotolo, qualche bottiglia di qualche cosa, e là facevamo fare 1 e mezzo, Qualche bottiglia due. di vino, non Prego? è qualche bottiglia di vino. No, tu visca. Ah, tu Sì, vino. che ci vogliamo un bicchierino, visca, facevamo visca e coca. Ci vogliamo un bicchierino, visca e coca. Che poi era 4-5 giorni, una settimana che la bottiglia, non è che la consumavamo istantaneamente. E venne visto, accompagnato con suo vaglione ancioletta, sarebbe vino. E poi Sì. la passavamo la serata a farsi la Ma che sempre si lavora, no? Come diceva, voi quando avete visto per la prima volta che Cristo faceva questi lavori, come vi sono sembrati, insomma? Niente, a me mi piacevano, a me mi è sempre piaciuto l'arredamento. Io ho fatto pure un negozio a Santa Maria che lo progettò lui, no? Un negozio da parrucchiere. Ma lui se lo volete è ingannevole, è un buco un negozio. Però come stanno fatti i lavori, è uno spettacolo veramente. Hai visto quante manette, e vedete tutto un lavoro voluto, dagliato lato da che sarebbe a Viale Kennete, dagliato lato della strada di Marciapì, guardava tra 7:30, ma è un capolavoro. E mi è sempre piaciuto, e si incominciai con qualche quadro, un po' di compensato, facevamo, poi piano piano mi affonivano a bei lavori. E diventai amici, amici per la pelle, fine che è stato buono. Tanto vero che mi partecipa a Milano, ambele parti, e isse, che poi succede tante Milano che strade. cosa? Poi quattro, lavoro al museo, là, che isse si intromettete, e venne a pigliare consigli a Domessa, io ci stavo, no, dice, se non c'è stato lui, senza che non piglia proprio l'impegno. Dice, si è accoppiato, dice, da me, io tengo la famiglia, tu sei giovane. Che succederà? La famiglia mia mangia, cioè la famiglia vostra mangia, se c'è uno che sta uno so io, ma la famiglia vostra da mangiare. Va bene, mi chiamo Nando. Voi invece siete malate, non volete sapere più niente, tanto facete l'ultimo lavoro, una mostra. Questo per esempio è un disegno dello suo. Ah, questo è un Questa disegno. mostra qua, sì. Aspettate un attimo che lo vediamo un Ma secondo. disegnai lui, che c'è da me? Se fanno la mostra e mi disegnai che se lo diretta fuori. No, sì, mi piaceva, tanto che la pazienza. Sì, no, eravamo amici proprio, io andavo a casa a Twist, che non riceveva nessuno. Quando arrivava io, mamma, fare un caffè al maestro, mi tutta contenta. E se non Ah, ti lo si chiamava guarda. maestro, lo chiamava. Maestro, sì, fa un caffè al maestro. Ma a me si mi chiamava Mimmo, ma qua a mamma, qualcuno altro c'era un maestro. E niente, che se lo stuvaglione, se ne ha vagliolo proprio questo, lo stesso che aiutava a dipingere, a fare. Ma loro su era solo a dipingere. Poi a livello del legname, cosa era tutto opera mia, ma avrei No, potuto dice, per esempio, per fare queste dire. cose, no? Sì. E io Erano. quando facevo che si cae. Mi sorridevo, perché la prima volta ci chiesto come fa. Invece mettevo un sistema da radiale, ta 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 ta, e faceva tutto di giù, ridevo, e mica dice. Siete in campo, siete in campo. Comunque belli lavori, ma io già da Grezza, in bianco, solo, quando erano, solo che erano Grezza, no? Già erano belli. Poi si imitava, rifaceva. Erano difficili da fare, No, duri. Giove, per me no, perché era appassionato. Magari mi era difficile, sì. Quanto tempo ci Ah vuole? no, noi un tempo non calcolavamo, ma comunque se ne passavano sempre 2 o 3 serate.
cioè a cominciare dalle 10:30, fine verso l'1, 1:30. Regime qualche giornata e mezza, calcoliamo una giornata e mezza. Ma era bello, solo Crezzo, ripeto, era bellissimo. Poi si faceva il quartoncino, si faceva per tutto. Ma che carattere tenevi, Emilio? Emilio era un carattere chiuso. Non è che era troppo spontaneo a parlare, a fare, però era un amico. Non era distrubuso da antipatia, era un amico, era placido. Poi, specialmente se con una persona ci trovava la simpatia, era proprio un amico, amico, amico. E ripeto, mi portava la schizzetta, non è che si avrebbe disegnato così, semplicemente andavamo su e lo schizzetto come parteva il cane, poi mi avrebbe tutto io. No, ma solo loro si fanno con passione, se non ci si riesce. Ma io dovevo essere purista presente quando facevo un lavoro, che purista si tratteneva... Sì, si tratteneva purista. Si tratteneva sempre, sì, sì, sì. Emilio era un maestro. Emilio era un maestro, lo disegna, gli piaceva proprio. Ah, Giulietto, io si facevano quattro, ci si affezionava. Emilio, ma cerchiamo di andare a qualche poco, in modo che la gente comincia a conoscere, a fare... Piano piano, piano piano che. E mi inchietto una casa, là una casa, un copa a scala, se ne copa a scala, tutti questi quadri, non è un locale a bascio, tutti i quadri. No. Si affezionava talmente che non. Sì, 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 ma anche se sono stati figli. E io non ho potuto acchiappare nessuno. Poi li facevo, no? Cioè, amico, ma per me e poi facevo, poi facevo per voi, poi facevo per voi. Poi gli chiese. Mi facevo un disegno alla sala da pranzo, era bellissimo, solo che non aggiù in sinopra. Ma perché vuoi fare questo caso per voi? Che si quadri qua? È perché voi vedete un mobile, vedete un qualche cosa, non è che vorrete semplicemente la pittura che non dice niente, come facciate? Loro vedete un lavoro, ci sta un lavoro, ecco perché sono bello, ma là no. Ma non lo faccio, non so ci spiegare, non è che sono bello perché l'ho già fatto io, proprio perché ci stanno lavori, se vedono qualche cosa. Niente, se sei stato ancora presente, forse siamo diventati, che faccia dei frati, cose, e ci stiamo chiudendo un attaccamento. Poi Caretta Malata, già da quello che teneva, ha scelto fuori il binari che non voleva avere a nessuno, non voleva avere, tanto era a me. L'ultimo lavoro, da Borrella, la signora Cane, e dice, va là, ma due schizzi, coppa la carta così. C'è va là, raccillo, che raccillo, che capisci qua? Va là, certo che sa quello che ti fa. E infatti dopo ho fatto l'ora, certo aveva ragione, mi dice, dacci questa carta, non ti preoccupare. E che se? E si perdette poi, si perdette il contatto, una volta malato si perdette il contatto. E poi non succedette più niente, perché ci stava morto, e finiva così. Si lavori fatti, richiudette una patente, e non ha visto mai nessuno. Poi si ammuinette, non lo faccio che facette, non là, rimannette, la dove rimannette. Fu fatta una mostra a Napoli. A Napoli ho fatto, quindi sono fatto qua, si succedeva quando si pulisse presente, allora sì, si faceva morire il lavoro, come si facevano, i quadri, veramente a quadri, sempre in legno per la parte mia, da parte sua in pittura, perché era bravo come architetto Emilio, era proprio bravo, lavorava così. E io non lo so, magari partiva da una maniera, poi un po' lasciava quello che va sci e rimaneva purissimo. E aveva così. Cioè poi partivi in una maniera. E magari poi, quando avrei un mobile venuto cose, lo volevo tutto imponente, tutto. E lo curiava, e ci si innamorava, lo curiava che poi non voleva più a nessuno. Ma ci stavano altri lavori che erano bellissimi, mi faccio vedere, ci stavano un lavoro fatto in legno che io lo chiamavo Ramolafubici, che era bello, una rota, tutto preparato, e l'ho in coppa non ci sta. Ero tenendo loro, ero tenendo esposto, sì. Ci stanno ancora parecchi là che l'ho non ci sta.
tutti esposti, era bello, pure Grezzo, ma già da Grezzo era bello. E adesso quando vorrei che si lavorano, ridevano i vecchi propri, chissà, voleva la gioia, come ripeto, come se stato un figlio. Ha cominciato a pitare la papà, sicurezza, mica mi fanno, non ma preoccupate. Non vi preoccupate, chi si preoccupa? E dico, da che sei? A volte per la scuola pure dove veniva, nato lavoro, non ti preoccupare, vieni. Non c'è tempo, ripeto, io ne ho già faticato. Poi la sera, non stanno proprio a giro un barco. Facciamo qualche lavoro da chi? Io partevo, ma neanche era convinto del lavoro come scegli. Allora, neanche lui era convinto. Ti dicevi già fare su quadro e lo vedi in questa maniera. No, no. Parteva così e poi scegli. Quando scegli il lavoro che scegli, risultava. Si applicava sia a pittare, non voleva nessuno. Sì, vai a chiedere qua. Però mo, sapete che c'è? A farlo rimanere solo come stanno, rimangono solo a così. Sì, non perdono pure capricci, perdono. Allora mo, è meglio che si fa. Sì, cosa, sì. No? Cioè, ma io perciò ho detto, questo se succedeva 20 anni fa, uno avrebbe potuto. Avrebbe potuto continuare a fare, tanto ormai pure già ci sei parente, già te ne va a mano sicura, le idee, cose. Invece ma no, ma se ci stai chiù una isso, e manchi. Che posso fare? Non sai, pure a Santa Maria, che fece su negozio su parrucchiere e fece pure, sarebbe un cognato di me, sicurezza. E fece pure isso una scala, sempre in legno, a casa sua. Ma voi se vedete un negozio, saranno 24-25 anni. Ero trovata intatta, bella, ma sta tutto il vostro lavoro, sono tutto arche, poi scegli, si fa la soffittatura da questo, con tutti i vetri, specchi, perché il locale era piccolo, specchi in fronte al muro, a destra e a sinistra, è uno spettacolo, vale proprio la pena visitare, non si pigliava manca niente, non mi pigliava niente, io non si pigliava niente, e certamente c'era una cosa a mio cognato, andiamo scegli. E ma là, guardate la situazione, ma facete schizzo, cose, certo la sentite, e beh, sta bene, allora certo sto pazziato. Quando venite poi come ne t'avrei, arrivi. Poi da danno gli ha pulito fiducia, perché c'è sì. E poi non ho fatto nessun altro lavoro, qualche cusarella che so, a livello della cosa, da mostra. A Borrello, pure gli fece pure un soggiorno, però che il soggiorno mi faceva rifinire in formica gialla. Come lo pagavi, Micchio? Niente, erano amici, va giù lì, scambiamo qualche cortesia. E gli facevo, che se mi serveva cosa a me, a me. Però sì. Aveva sempre un materiale, cattava. Niente, manca un materiale, portava la bottiglia, qual era la sera, viviamo. No, niente, manca un materiale, niente. Non mi ha pigliato mai una lira dai amici. Mai. Venivano alla festa, la festa di Natale, aveva la disgrazia che mi ha detto un nipote. Vi ricordate che mi ha detto un nipote ed era in canna Natale. Da Natale mi ha detto la bottiglia di champagne, ma che lo buono, la che lo scende a 10.000 lire, e torrone e cioccolato, cioè non si scordava questo fatto qua, che sera, ma la gente mai mi era 100 lire per un materiale, niente mai. Però io sei sempre a disposizione. Proprio a livello di amicizia loro. Erano amici, era giurito, se non ci si deve fare disgrazie, no? Oggi come oggi. Ma se mi mangiato sì, mi mangiato sì. Se mai se si avessi sposato, sicuro che mi chiedeva a me di fare un parco. No. Sicuro proprio. Eravamo andati amici. Ma amicizia è così, ce ne stanno più bene. Lo so, ma danno ieri era un altro tempo, oggi è diverso. Oggi l'amicizia non esiste più, faceva. Sì, ma pure gli amici architetti, mi sembra isso, pure come amici, tutta così. Cioè, guardate che è una cosa. Tutta in amicizia. Tutta amicizia. E la vita era giovane, una cosa.
non c'è. Pure che era fare qualcosa a Cacruno, non si pigliava pagata, però ci rimaneva amicizia. Come facevano a fare una cosa easy e dice paga? No, era proprio bravo, bravo. Era la pasta degli amici. No, se no oggi come oggi tenessimo un nome, tenessimo un nome. Hai sbagliato pure lui per televisione. Sì. Invece no. Isso è difficile che scelgo la televisione, perché io non si è fatto fare mai una fotografia, non avevo mai apparito. È quello, perciò, quella è la questione. Non si è fatto, si è avuto sempre di rete a rete, a rete a rete. Mai. Si è fatto mai presente, perciò va giù un quadro, una cosa, non ha mai filmato. Non ha mai filmato, proprio, non lo faccio perché. Però a me mi piaceva, non è che non mi piaceva. E poi una cosa da chi? In Daro Salone, poi vengo già una parete, ed è bella, questa è... Invece non quadra così, non dice niente. Mi piacevano i lavori, le cose, ma non mi piaceva che si fanno un uomo, una cosa. Sì, all'ultimo sono dei mossi, come che ti rendo conto, che poi chiunque adesso vivrebbe queste quattro cose, no? Se non devo conto. E se è recitato, lo fa. Però certo, non so già con chi si è parlato, a Milano, la galleria a Milano, cose. E ti certo, aspettate, già interpreta prima un maestro mio, che gli ha. E poi vedo la risposta. E mi ha detto a me. E certo, a me succede così, 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 così. Volevo partecipare. E mi dice, sì, a me mi piace, però io tengo una famiglia, tu sei giovane, io tengo una famiglia, tengo tre figli, e ne ci fa mangiare. Voi fate capo di notte e noi guadagniamo, no? Beh, ma è di urna, ma fate capo di urna, hai una capo scavo di urna. No, non è che non guadagniamo niente perché fate capo di urna, dici, e va sci, e va in danno basso. Che dici? Niente, che va lì? La famiglia mia, a parte che ero piccolo, c'è mia moglie, quando potevi mettere la tavola, io la devo trovare. No, mica gli facevo stare io. Faceva piacere la presenza di me. Come? Mi faceva piacere, ma pure adesso piacevano i quadri. Sì. Pure a figli mi piacciono, peccato che non li sapevo fare. A voi, voi pure hai conosciuto i miei? Sì, sì, però io sono... Ma io non ero pure il capo, venivo a casa. Ma Giuretta! Ma secondo me si comportava? Ma io non mi ricordo. Lo vuoi ricordare? Sì, mi ricordo che voleva parlare con questo, però non è che... Che marito vostro marito? Pure, piacevano pure a voi quando che facevano il sì, sì. È logico, rimarrebbe. La potete che abbasci facci. Sì. Stanno pure tutti che... sono mettendo una bassa, di scudo, però io non stavo mai nella bottega, no? E mi veniva la sera. Ero occupato prima è venuto per mangiare a Duce. No, no, non è mai ricapitato. Mai ricapitato? No. Qua fede, che... Ma mai... No, ma non... Non... Però mangiava. Non era manco lo tipo che avesse accettato. Fosse no. Non è... A livello di caffè, una cosa... Sì, ha accettato. Tutti gli amici, cose, tutto... Non lo so, come se fosse stato uno sempre la famiglia, diventava sempre uno come se fosse della famiglia, ciò sì. Sì, 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 è socievole, era socievole. Quando mangiate gente sotto la neve, però visto... Questo era molto riservato, cioè il fatto che pure portava bottiglie di cuore, per sì. Così. Però non è che passiamo sempre a capo, no? Non quando mai, no. Ci facevano un bicchierino, poi la saglieva un coppa, poi quando veniva andata a sera, ci facevano un bicchierino di mischia e coca, a mischia e mischia e coca, passava la serata, sì, sì. No, quando mai imbriaca, no, mai. Ma mai fastidio? No, mai. Ma non era proprio lo tipo, chi gli dice mezza parola, ce n'era prima colta. No, era chiuso, solo con me pazziava e riva. Non so il perché, ma con me ci pazziava, rideva. Ma cogliate, niente, era da poche parole proprio. Quando si sono venuti, perché ci stavano pure là dei clienti, gli si metteva da parte. Ma già venivano quando i clienti non ci stavano più. E che so, e gli amici, si rubava a Piazza Bergamo, tu quando vieni, io ti aspetto là a rubare, ci vediamo un caffè e c'erano i mapotechi. E allora gli dico che ora? Verso le 10, 9 e mezza, 10 meno un quarto,
E sono andato proprio ad arrivare qua, ma il Sant'Angioletto, cazzo, un figlio di... arrivava, mi piglia un caffè, ce ne amma. Prendiamo un caffè, arriviamo, che cane, ci mettiamo a fare dei cani. E siamo venuti verso l'uno, una e mezza. Faticavano fino a questo. Ma mi chiedevo, era un'abitudine. Pure che non faticavano, mi ritiravo all'uno. Oramai mi ero abituato. Già dice che cosa, il colore è vivo. Sì, un attimo. Sì, sì. Il colore è vivo. Sì, va bene, va bene. Che se non un eh? Sai vedere ci sta scritto. Ho fatto fare minimo, ho fatto fare un'esperienza di questi qua. Come? Ma a me mi piace proprio, non è mai fatto fare isso, proprio non lo so, mi piace prima a me. Ma anche quei mascalini è bello però. Ora tutti, tutti i risi colorati, non risi proprio. I gnocchi. No, ma una bandiera di gnocchi, non è che... come gli antibiotici che facevano prima dentro anche le cactus, tutte le cose così. Gnocchi come su. Una specie di cactus. Gnocchi come su. Tutti i colori, quasi tutti. Quelli che là. E quando morrete sulla teglia, e chi lo vede? Certo sulla teglia, non mi resti scicato nessuno. Se proprio è, tira te. No, no, no. Pigliata via. Come ci hai fatto famiglia? Ma dopo? No. Che io gli invece, ultimo gli invece uno che si pubblica, no? Poi succede tardi, grazie da molte cose. E coppa a chi non pubblica che li facete, se manca pitturato. Pare che era ancora grezzo. I facciate non fanno a tomba, capito? I facciate non fanno un pezzo coppa a tomba. Ma voi c'ha... Ma poi facciate io. Poi dal marmista ci facciate non fanno in mano. Capito? E se facciate il disegno coppa a legna. Io facciate un mobile così. Poi il marmista ci facciate in mano. E lo dai vicinato, l'hanno fatto copato. Che chissà, poi è l'unico lavoro che in effetti sta fatto completo, diciamo, a Caiala. Ecco. Sì, è completo. È un pezzo completo, solo che non è finito. Chissà, chissà, perché chi si causa tutto poi si mettere a muro. A chi sono apparecchio? Ma voi lo voglio quando andate in terra non apparecchio. Non apparecchio. Voglio quando ce ne sta. Chi si causa che gli dà tutto a tipo mobile, sì, tipo parecchio. Ma gli altri, in tutto chi ha appoggiato a terra, che non sta nessuno. Perciò la gente ce ne mancano parecchie. Ce ne sta nessuno chi ha appoggiato a terra. Forse chi sto qua? Chi sto qua, per esempio, ha appoggiato a terra. Pare che muori sul qua. Chi sto pure a parete. E che si pare che ti tenga in mano? Pure a parete. Oh, ma danno braccia per la mia, non era poco. Ma danno la mia, lui, vedi qua. Sta il cervello a me chi mara. Qui sono tutti ingranaggi, ma non avevo questi ingranaggi, che si inserivano ingranaggi a granaggi. Sì. Emi, vedi. Oh, dite perché lo che faccio. Però mai da fare. Ma chi se ne ha pensato mai ai soldi? No, è una cosa che non se ne fotteva proprio i soldi. Non se ne e poi che dicevo? È una vita di sacrificio, infatti, che si pensava più a fare l'artista che a pensare a fare i soldi. Non ci pensavo proprio. E chi le mine era peggissimo, non si trovavano. Chissà no, che. Perché tutti quanti chissà come potessero stare, il lavoro che ha fatto. Ma chi. È stato nei. È stato nei 5-6 appartamenti. Oh. Invece che. Invece non proprio. Non proprio guadagno. Mi piace proprio fare un lavoro rifinito. Non deve essere vicino al lavoro. E tu non portavi, certo. Chissà quando e quando, non manco pagavano, perché. Se chi si appassionava.
faceva bello. Non mai nulla più valore di quello che valeva. Sì, perché diciamo quando ho conosciuto, avevo già abbondantemente 16 anni, me lo ricordo bene, insomma. Ma lì ci passava pure qualche serata allora. No, serata io no, era più lui e mio padre che... Si mettevano là da soli, sì, era... e tu sono uscito. No, perché poi lui veniva sul tardi, quindi era dopo le 8 e sono arrivato 2, 3. Che impressione ti faceva? Era taciturno, molto taciturno. Il massimo che faceva un sorriso, leggeva... Era un po' contento, insomma, in sì, 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 era l'unica manifestazione di contentezza, era sorridere. Era quello.